Benvenuti su questo nuovo video di Etica Artistica. Oggi parleremo di una questione che riguarda direttamente sia gli artisti sia il mondo dell'arte in generale, ovvero la necessità di allenarsi emotivamente all'interno del contesto contemporaneo. E lo faremo osservando un estratto di Avere o Essere dello psicoanalista e filosofo tedesco Erich Fromm. La questione è molto significativa e profonda, e mi rendo conto che sia difficile creare un video di pochi minuti realmente esaustivo al riguardo. Quello che tenterò di fare oggi è semplicemente un video introduttivo in cui evidenzio alcuni elementi. Nel proprio lavoro, Fromm evidenzia come il capitalismo contemporaneo tenda a conformare il carattere delle persone. E tutto ciò, secondo Fromm, spinge le persone ad assumere quello che lui definisce il carattere mercantile. Il carattere mercantile, secondo Fromm, non permetterebbe alle persone di sviluppare un vero e proprio io. O meglio, le persone che presentano questo carattere mercantile hanno anche necessità di un io molto smisurato, quindi un io egoistico e quasi narcisistico. Però devono adattarsi costantemente alla situazione del mercato, quindi a ciò che viene richiesto sul mercato. Quindi adattarsi costantemente a nuove situazioni e cambiare costantemente i connotati del proprio io. Ecco perché tendono a non avere personalità del genere un nucleo centrale a cui far riferimento. L'io di queste persone, secondo Fromm, deve rispondere al principio generale: io sono come voi mi desiderate. Questa tipologia di individuo tende a razionalizzare ogni cosa, ogni processo, ogni azione, senza mai essere profondamente sincera con se stessa. Sono persone prive di qualsiasi meta che non sia il guadagno o l'agire e perciò non possono capire cosa significhi un'azione disinteressata. Non riescono a capire neanche quali siano razionalmente le motivazioni che spingono una persona a comportarsi in maniera disinteressata. Quando gli si chiede il perché di questo continuo movimento, offrono delle motivazioni poco sincere e profonde, come lo faccio per il bene dell'azienda o agisco in questo modo, in maniera così incessante e caotica, proprio perché la società ha bisogno di creare nuovi posti di lavoro. Sono persone che non dimostrano alcun tipo di interesse verso questioni spirituali, religiose o filosofiche, quindi perché si vive, cosa ci facciamo al mondo. Non si chiedono nulla di tutto ciò perché in un certo senso potrebbe, il dubbio rispetto a queste questioni potrebbe influenzare la loro performance. Portano con loro soltanto il loro smisurato io, che però è in continuo mutamento, quindi è sempre diverso, è sempre anche l'io come la persona fisica in costante movimento e quindi poi non hanno una vera e propria identità. Avendo chiarito questi punti, adesso risulterà sicuramente più semplice la lettura che vedremo tra poco. Ci tengo a precisare che sia una lettura molto semplice, quindi di semplice comprensione, ma non per questo poco significativa e poco profonda. La supremazia dell'attività mentale, cerebrale, manipolatoria, va di pari passo con un'atrofia della vita emozionale. Dal momento che questa non viene coltivata né se ne ha bisogno, ma costituisce piuttosto un ostacolo al funzionamento ottimale, essa è rimasta sottosviluppata. Non è mai riuscita a raggiungere un livello di maturità superiore a quella infantile. Ne deriva che i caratteri mercantili sono particolarmente ingenui per quanto attiene ai problemi emozionali. Può accadere che si sentano attratti da individui emozionali, ma a causa della loro ingenuità, ben di rado sono in grado di giudicare se costoro sono ingenuamente tali o non piuttosto dei simulatori. E questo può servire a spiegare perché tanti simulatori riescono ad avere successo in campo spirituale e religioso. Come pure perché uomini politici che fingono forti emozioni esercitino una potente attrazione sul carattere mercantile e perché questo a sua volta non sia in grado di operare una discriminazione tra una persona genuinamente religiosa e il prodotto delle pubbliche relazioni che simula robuste emozioni religiose. Questo passo è fondamentale perché ci dà delle categorie che possiamo utilizzare in maniera anche abbastanza semplice per analizzare una delle tante questioni rispetto al mondo dell'arte contemporanea. Per
Ovvero molte volte troviamo, almeno personalmente io trovo degli artisti o comunque persone capaci di farsi considerare come tali, che a livello di creazione di opera d'arte sono praticamente vicino allo zero, però riescono a essere considerati anche a livello a volte globale come grandi artisti, in virtù del fatto che assumono una posa d'artista. Potremmo dirlo utilizzando le parole di Fromm come il fatto che simulano di essere degli individui emozionali. In realtà però queste persone, nella maggior parte dei casi, sono dei meri simulatori che si fanno forza sull'ingenuità del carattere mercantile che secondo Fromm sarebbe il più diffuso all'interno del contesto contemporaneo. Questa maschera molte volte diventa anche una maschera fisica. Basti pensare al fatto che all'interno della contemporaneità sono molti coloro i quali tendono a considerare artista soltanto colui il quale si veste magari in un modo un po' particolare, in un modo estroso, al di fuori magari delle regole comuni. Ecco perché, ad esempio, io evito qualsiasi forma di stranezza e utilizzo degli indumenti molto semplici e tradizionali perché credo che l'artista debba parlare attraverso le proprie opere e non attraverso il modo in cui si veste. Inoltre, questo passo ci pone di fronte, secondo me, a una questione ancora più spinosa, ovvero è possibile che magari anche noi, che crediamo di essere degli artisti puri, definiamola così, in realtà siamo così tanto influenzati dal contesto da non capire di essere in realtà tanto conformisti quanto il carattere mercantile? È lo stesso Fromm, infatti, che ci dice come il carattere mercantile sia un carattere fortemente superbo. Le persone che ricadono sotto questa categoria sono tutte persone che ritengono di essere originali. Persone che credono di non essere dominate da nessuno e non vogliono essere dominate da nessuno, almeno teoricamente. Credono di essere libere, credono di avere dei pensieri originali, di agire per moti d'animo totalmente personali, quando invece però, soprattutto come consumatori, perché vengono intese a livello capitalistico, soprattutto per questo diventano iperprevedibili. Quindi, nonostante tutta questa grande sensazione di essere speciali, c'è una iperprevedibilità da far spavento. E voi quali pensate possano essere degli artisti che fanno leva sull'ingenuità del carattere mercantile? E inoltre, quanto pensate di essere conformi al carattere mercantile di cui parla Fromm? Fatemelo sapere nei commenti. Siamo arrivati alla fine di questo video. Nel prossimo contenuto vi parlerò di una questione ipercontemporanea, da cui inoltre ho anche estrapolato un quadro attraverso varie riflessioni su di essa. In attesa di questo, però, vi ringrazio per la visione e qualora non l'abbiate ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere mi piace in modo tale da supportare altri contenuti simili. E ci vediamo sempre qui su Etica Artistica.